Dal bene primario per eccellenza il cibo per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera TGR Piemonte 19:35. Meli, biodiversità di varietà e di lotta alle malattie, diventato realtà il progetto nell'astigiano dell'associazione Frutteto di Vezzolano per la salvaguardia del paesaggio rurale. E nuova tappa del viaggio sull'alimentazione e il cibo in Piemonte. Stasera andiamo nel frutteto dell'abbazia di Vezzolano, dove c'è una collezione di meli antichi recuperati e piantati 20 anni fa. Su tutto il rispetto della biodiversità contro malattie e insetti, il risultato è che le mele si possono mangiare anche con la buccia. Claudia Pregno. Si riempiva la botte di mele fino a una certa altezza e poi si metteva l'acqua dentro fin quando che scopriva le mele, perché se la mela rimaneva fuori dell'acqua si marciva, invece sott'acqua rimanevano fresche come appena raccolte. E la ricetta del pumuya, mela mollata. In assenza di frigorifero si conservavano così le mele per la primavera ed erano una prelibatezza per i contadini che ritornavano dopo l'inverno a lavorare i campi. Questa è una delle varietà che dal 700 sono arrivate fino agli anni 50-60, quando la chimica entra nei campi. L'industria vuole che i meli siano produttivi e che le mele si acquistino già con gli occhi. Le centinaia di varietà antiche però non scompaiono, vengono catalogate e descritte dalle università. Tra queste anche le 21 interessanti scelte dall'Associazione Frutteto di Vezzolano per la salvaguardia del paesaggio rurale, ripiantate e coltivate nel piccolo frutteto della straordinaria abbazia medievale in provincia di Asti. Sono interessanti perché? Perché hanno delle resistenze naturali a parassiti, sia i insetti che malattie fungine, che malattie che attaccano i frutti o le foglie. Meli che non vengono neppure irrigati, hanno radici forti e lunghe, capaci di andare in profondità a cercare l'acqua, e questo proprio perché non sono mai state indebolite da concimi e trattamenti. Insomma, nel frutteto della canonica si va oltre al biologico, si va alla biodiversità, sia nella scelta delle varietà, sia per contrastare i parassiti. Gli afidi vengono cacciati da coccinelle, da crisope, ne fanno vere scorpacciate, oppure gli uccelli che si nutrono di larve che attaccano le foglie oppure il legno. Non sono bellissime rispetto a quelle che siamo abituati a vedere, ma il loro valore nutrizionale è molto alto e non è il caso di analizzarle per saperlo. Possiamo mangiarle con la buccia perché non ci sono sostanze chimiche né fuori e né all'interno. Sulla buccia noi abbiamo tutte le fibre che ci servono, e l'80% delle vitamine.